A 9 anni Mozart pubblicò la sua prima sonata. A 8 anni Beethoven tenne il suo primo concerto in pubblico. A 15 anni Oscar Grabowman sta per fare qualcosa di impensabile. Io sono Phil, il suo compagno. Compagno? Da quando sei nelle sue mani? Buongiorno. Oscar qui mi diceva che gli hai fatto un bel lavoretto. Sì, aveva i muscoli tutti annodati. Dio, sembri un quarantenne chiuso nel corpo di un quindicenne. Insomma, non che sia brutto come corpo, Maxi! Solo che... Insomma, che sono tutti questi segreti? Dimmi chi è. Tu non hai... non hai detto a nessuno di ieri notte, è vero? Anche fosse, che male c'è? Sei cresciuto? Oh, giù di lì. Potrà essere intelligente. Che stai leggendo? Voltaire. Grandioso. Potrà essere colto. Disastisho sans-sans-choi. E tu cosa vuoi da Yen? Ma ora si trova impelagato. Bob, la signora ha sete. Sei sicuro di non avere una ragazza, Chansey? Il fatto è che non hanno esperienza della vita, rendo l'idea. In un gruppo di donne che hanno un'unica cosa in comune. Oscar. 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 Prendi un po' di tè, eh? Si può sapere dove l'hai pescato? Non è adorabile? Già. Mi piacerebbe chiacchierare ancora con te di questi argomenti. Di qualunque cosa. Quando vuoi. Rilassati, parola brava stasera. Solo non farmi bere. Sigourney Weaver, Bibi Newhart, John Ritter e per la prima volta Aaron Stanford. Nessuno deve sapere di quanto è accaduto stanotte, ok? Neanche a figlio, è molto più grosso di me. Veramente no. Ted Paul.